uno a cento noi. Abbiamo la grinta per sentirci qualcuno, siamo cento per uno e vai. Stanotte che ballo, chi può far casino, si salta un appello ed è già mattino. Noi siamo soldati, classe di ferro, noi! Se il capo è uno tosto, noi l'accontenteremo, e poi tutti in coro, scemo, scemo! C'è tanti servizi stanotte, che bello, dammi il tuo cinque se c'è mio fratello, la notte è amica di chissà cosa fare, ma è solo un sogno per chi fa il militare. Muti, rassegnati, neanche un mormorio. Tutti sull'attenti, te lo ordino io. Niente guerra, solo pace, solo libertà. Tutto grida, tutto pace, tutto cantiera. Siamo giorni contrari al contrario. Io c'è la libertà. E resteremo sempre un bel movimento. Da uno a cento. E apri i pari. Come voi non dovrebbero portare delle valigie così pesanti. È vero, ma cosa ti vuoi? Siamo sole. E se non le portiamo noi, che sai che ce le porta? Allegre ragazze, è arrivato il vostro Schwarzenegger. Pensano? No, due piume! Avete detto che state via? 10 giorni. E meno male che non è un mese, altrimenti che portavate? Un armadio. Addio Ida! Addio Celestina! Non dimenticatevi del vostro Schwarzenegger! Fermo, fermo! Oh, la porta! Avete perduto anche la porta! Buttatemi la porta! Wendy, oh, oh!
Ma di un po'. Ci seminga il Zanella. E bravo il Zanella, vecchia carcassa, come va? Porco cane, non ti ricordi più? Madonna, il Colombo quando vede una persona una volta non se la dimentica più. C'ho memoria visiva. Ma di un po'. Ma è da quando che siamo arrivati che non ti vedo più? Ma che fine hai fatto? Dov'è che ti hanno messo? In che compagnia? La seconda, ma l'è proprio balorda che era lì, urca, l'è dura lì, eh? Mamma mia, io invece sto da Dio, sto benissimo. Ma di che ti fa qua? Ti metti a fare conversazione con ogni soldato che passa? Fuori dai piedi tu. Fante! Il saluto! Quello deve essere un rincoglionito di quelli nuovi. È una spina! Mi non voglio sentire più questa parola, capio? Qui non ci sono spine, ci sono soltanto fanti! E tu sei addetto soltanto alle consegne, chiaro? Alle consegne! Signor sì! Ma che sta facendo? Ma che scusi, stia attento a dove mette i piedi, avanti! Mi raccolga il cappello, mi passi la pipa, si sbrighi, attenti! Soldato, nome, cognome e compagnia di appartenenza. Signor Capitano, finalmente l'ho trovato. Da metà dell'anno si può sapere chi è stato a distruire quest'imbranato? Non lo so, è la prima volta che lo vedo, non ho proprio idea. Chi è questo piatone? No, sono stato al circolo ufficiale, mi hanno detto che lei era appena andato via, quindi sai come mi sono un po' affrettato, non per altro. Sì, in effetti ho promesso a mia moglie che sarei rincasato un po' prima per il prendere. E io ho paura che lei rincaserà un po' più tardi. Perché? Tenga. Che cosa c'è ancora? Guardi. Ma qual è la sua compagnia? Non l'ho mai vista. È il dottor Ricci del Centro Ricerche Sociali dell'Università di Padova. Sì, sta per arrivare da un momento all'altro, quindi il Ministero chiede la massima collaborazione. Se vogliamo andare sarebbe il caso, grazie. Lo vedo. Va bene, andiamo. Riposo tu, andiamo. Fammi entrare. Prima roba, qualificarsi. Seconda cosa, dare del lei. Ma sono Zacchetti, non me ne conosci. Mi spiace, ma mi vuole tenere male consegne. Soggetto in borghese sprovvisto di speciale permesso e che non lavori all'interno della caserma non può entrare nella medesima. Ma io sono in borghese, tu non mi riconosci. Sono Zacchetti, non mi riconosci, mangiamo la stessa tavola, siamo sempre stati insieme. Apri questa porta, apri! Oh! Cos'è tutto sto casino? Fante Zacchetti, Giuseppe, signore, ho smarrito la borsa, la divisa militare e il permesso. Questo non vuole, tu, soldato, non vuole farmi entrare. Avanti, sbrigati, entra e fai la porta in fureria. Grazie, signore. Colombo, ti va bene? O preferisci che lo richiami così continuate i vostri rapporti confidenziali? Ma signore, il m'aveva detto a tenere male consegne. Eh? Le consegne. Colombo, ti sei proprio un piccione. Signor sì. Posso? Prego, mica riservato. Ehi, Cardarelli! Gli hai preso lo stangoglione. Oh, Cardarelli, avanti! Come hai fatto? Ma da dove sei uscito forte? Se aspetti, mo te spiego. Questi due hanno qualcosa in comune. Ma come, ancora tu l'abito e sono fratelli. Oh, Cardarelli number two. Come hai fatto ad arrivare qui? Mi son dotato un... Vuol dire che sei fregato la divisa, stomato, se ti beccano da arrestano. Senti, ma tartagliate tutti a casa tua? No, tartaglio solo un po' io. Lui invece fa i campionati di scioglilingue. Lui si inceppa solo quando ha fame, per il resto va come in treno. Ah, Nino, ti stai appuzzando dalla fame, eh? Infatti, so due settimane che a casa non si mangia più. Veramente in granché a casa non si mai mangiato. Ma mo' è peggio, hanno sfrattato papà dall'officina e lui... Per farsi buttare fuori, se la vuoi comprare. E i soldi dove va più? È per questo che non si mangia. Li sta a cercare, così lavora. Ma quanti soldi gli sei? 10 milioni, facendo il mutuo. È meglio che lo fa spegnere subito sto mutuo. Dove li troviamo 10 milioni? Nino, è un problema, eh? Qui il problema è farlo uscire dalla caserma, sto imbecille. Giusto, possiamo nasconderlo fino a questa sera e poi lo portiamo alla nostra garçonnière. Ma io mica me voglio nascondere, è divertente qua e poi finalmente magno.
sono troppi, ci beniamo. Oh, che buono! Sta buono, che danno a giro per la casetta. Ma basta! Io dico, un altro giro. Nino, se ci beccano andiamo a finire il gabbio, non è in gioco lui. Sta buono, Nino. Per i poveri, fai bravo. Ora stai fermo qui e ti godo il panorama, eh? Ti sta bene la zona? Sono sicura che il nostro comitato riuscirà ad organizzare la più bella festa del patrono degli ultimi 10 anni. E meno male che il comune che ha deciso di darceli in carico. E i fondi? Sì, i fondi, ma se non era per la signora Bia. Allora? La metto in lista, la banda? Ma io non sono molto d'accordo comunque con questa storia della banda. E perché non sei d'accordo? Arriva la banda, con la musica viene voglia di ballare. E con questa scusa della festa tutte le ragazze dei dintorni calano in paese, capisci? Tu hai paura che Rocco... No, Rocco è fedelissimo. Io dicevo così in generale. Anche il mio Bibis è fedele. Per me non ho problemi, Pieraldo sarà un egoista, ma non guarderebbe mai un'altra donna, travede per me. Pazienza, che c'è ancora, Melloni? Che c'è, Melloni, parli. C'è Melloni, parli. Parli, dica qualcosa, che... Signor Capitano. Tenente dell'Anna. È arrivato il sociologo, il dottor Ricci. Fatelo entrare. Signor Capitano, il dottor Ricci. Ho capito, il dottor Ricci, fatelo accomodare. Siamo qui ad aspettare il dottor Ricci. Dottor Ricci? Prego, si accomodi. Permette? Permetto? Certo che permetto, prego, entri pure, si accomodi. Sono la dottoressa Anna Paola Ricci, del CRS dell'Università di Padova. Anna Paola, Pieraldo Cavicchi, capitano. Prego, si accomodi. Grazie. Si accomodi. Voi due, che cosa fate lì impalati? Avanti, andate ad avvertire il colonnello che è arrivato il dottor Ricci, la dottoressa Ricci. Capitano, ci può fare battere a qualcosa, un documento? Non c'è niente da fare, andate ad avvisare il colonnello, la dottoressa Ricci. Chiudete la porta. Finito. Sì, avanti. Ci scusi, dottoressa Ricci, questo imbarazzo sia mio che dei miei subalterni, ma il ministero ci aveva preannunciato l'arrivo del dottor Ricci. A volte succedono questi equivoci, quando viene usato solo l'abbreviativo DOT. Sì, è vero. Le abbreviazioni a volte sono terribili, vero? Anch'io quando uso il CAP, qualcuno lo prende per il codice di avviamento postale. CAP. Scusi, faccio una breve telefonata e sono subito da lei. Scusi, ma... Scusatemi. Pronto? Ah, tesoro, sei tu? Sono il capitano Cavicchi. Ma che hai? Bisogna rimandare quell'appuntamento già precedentemente posposto. Perché parli in modo così formale? Impegni improrogabili. Ma come parli? Ma vuoi dire che non puoi venire a casa a mangiare? Esattamente. Perfetto. A dopo, eh? A dopo. Pieraldo. Era Pieraldo. Dice che non può venire a casa a mangiare. Se no si fedava la pasta. Sì, è un peccato. Il ministero ci ha avvertiti appunto del suo arrivo, però non ha specificato quali siano i suoi compiti. Le spiego. Il Centro Ricerche Sociali ha promosso un'iniziativa di studio sul tema l'uomo in divisa, influenze ambientali e sublimazioni endogene. Ovviamente ci occorrono dati statistici. E noi siamo veramente felici, anzi onoratissimi, che lei sia capitata qui, nella nostra caserma. Troppo gentile, capitano. Allora, potrò contare sulla vostra collaborazione? Collaborazione totale. Anzi, vista l'ora, io direi di approfittare e approfondire appunto questi dati, qui al circolo ufficiali, alla mensa, cioè, c'è un cuoco bolognese che fa delle cose la fine del mondo. Insomma, tu dici che questi 10 milioni miserabili non li troviamo. Non so come. Che peccato. Ormai mi c'ero fatta la bocca sul fatto che ci poteva aiutare. Ma che c'hai ancora fame? Beh, segreto, tutto il giorno che mi tenete legato, poi stasera manco mi avete dato da mangiare. Chi è? Oh, Panino.
Anche se mi tratta sempre male, però lo devo ammettere. L'unico che può trovare i soldi voglio è Montini. Scordatelo. A proposito, dov'è Montini? Ed è così che ho regalato tutti i miei averi a quei poveracci e sono rimasto con la Ferrari e il mio titolo nobiliare. Basta. Devi essere molto buono, tu. Sì. Però sono anche tanto solo, Mercedes. Voglio vedere che fa, fatemi sapere quello che avete deciso e ci vediamo dopo. Eh? Vai! Sì, Federico, puoi entrare? Ah, sì! Grazie, ah, signore. Prego. Signor Ulteri. Sì, buonasera. Signora. Buonasera. Mi è nato un nipotino. Allora per festeggiare ho pensato di fare una torta. Ho sentito la sua voce, gliene voglio portare una fetta. Grazie, grazie, signora, grazie. Grazie, scusate, ma non siete un po' assai per studiare? Sì. No, niente, stiamo preparando un esame di gruppo. E che cos'è che studiate? Deontologia. Scusate la mia ignoranza, ma che cos'è questa deontologia? Diventare dentisti. No, signora, è la filosofia che si propone di ricercare il piacere per fuggire il dolore. Appunto, così per fare dentisti in dolore. Allora, per il vostro piacere, vi vado a prendere un altro po' di fette di grazie, signore, grazie. Signora, grazie. Ma non c'è di torno. Io l'ho pigliato, non vi preoccupate. Arrivederci. Arrivederci, tante belle cose. Quando ci cazzo cazzo sta signora, ma non è me. Oh. Quando li porto altro? No, tutto un attimo, scusa. Ti ho cambiato idea? No, è che forse siamo stati un po' troppo precipitosi, sai. Poi è così bella la notte, si fa due passi. Ti parlo della mia vita, dei miei pensieri. Mercedes, aspettami in macchina, eh. Sei tutto matto. Ho capito, via. Mi volete rovinare la serata per forza. Montini, finisci, non lo sapevi che ci stava la riunione. Ma quale riunione? Quale riunione? Dai, voi adesso sgomberate il campo, per favore. Dai, facciamo una cosa. Io non pago più l'affitto. Sì, facciamo una cosa. Se tu ci riesci a trovare 10 milioni, noi ce ne andiamo, va bene? Ma che ne so, ho organizzato una lotteria, fate una cosa così, ma mi porto una sega. Sentite, mettiamoci d'accordo, ragazzi. Io la porto fuori, la tengo calda, vi faccio due discorsini romantici. Voi intanto risolvete i vostri problemini e ci si vede dopo, eh? Però mi fate trovare la casa libera. Non mi fate perdere il momento, con le donne il momento magico dura un attimo. Ciao. Ciao. Montini! Voglio, Montini è stronzo, però... Ma però cosa? Però tenete giudizio, noi dobbiamo organizzare una lotteria. Al mio paese si organizzano sempre, se fanno uno sacco di soldi, voglio. Sì, voglio, ma che facciamo? Ci mettiamo a organizzare una lotteria, per cortesia, sì. Ma dai, non ci pensiamo noi. Ci pensa il comitato d'organizzazione per la festa del Santo Patrono, no? Vabbè, in premio, che ci mettiamo in palio a questa lotteria? Madonna, guagnam, questo è quel cagacazzo di Montini. Giovanino, Ma poi però su Montini è rotto proprio. Vabbè, ma è meglio continuiamo fuori, eh. Vabbè, dai. Andiamo, vai. Sì, vabbè, ma mica abbiamo preso la canzone per fare una pari a caldo. Come me lo levo si fermo? Te lo guardo qui. Che vedi, Mercedesina, a proposito del discorso di prima, io vivo nel benessere, sono ricco, sono un signore, però c'è sempre questo dolore qua, questo buco, questo tempo. Guarda, Gioco, sono qua, mio. Guarda, non ti preoccupare, no. Sono qua, mio, no, non ti... Ma, No, aspetta! Federico! Ecco qua! Buongiorno, signora Virginia, come sta? Mannaggia morta, signora Virginia, quella sta venendo con le torte! Oh, per la miseria, mannaggia morta! Salute! Grazie, grazie! Oh, venite ragazzi! Ho appena presentato la signorina Perilli qui, la mia nuova professoressa di scienze naturali. Vede, professoressa, io approvo in pieno i suoi metodi. Magari sono un po' antichi, però sempre efficaci. Sì, quando sbaglio qualcosa mi fa mettere in ginocchio. E fa bene, fa bene. Però sono migliorato tanto da quando sono rimasto. Ragazzi, ma dai. Sì. Speriamo che si sbrighi, sto sociologo. Oh, Zanghetti, senti questa. Domanda numero 3. Numero? Sì. Che cosa avete sentito quando per la prima volta avete indossato la divisa dell'esercito? Aggressività, benessere, ansia.
Ma ragazzi, perché altro ho sentito che mi era troppo stretta? Tu che dici? A questo altro che sociologo e psicologo ci vuole. Da bambino ha giocato con i soldatini? No, giocava a pisticchio. Eccolo, qui si perde tempo, per disimi. Proprio oggi che avevo il movimento giusto, Ma scusa, perché ci avevi un appuntamento con la marchesina Racchia? Metti giù le mani, Giù le mani! Hai problemi a comunicare con i tuoi commilitoni? Sì. Attenti! Comodi, comodi. Montini, dimmi che non è vero. È vero, è vero, è vero. È vero. La signorina è la dottoressa Anna Paola Ricci. Il suo compito è quello di svolgere alcune ricerche di carattere sociologico. Infatti avrà bisogno di raccogliere alcuni dati per i quali occorrerà la vostra collaborazione, che intendo dire che sarà del tutto volontaria. Non dico che teste, è un tipo sospettoso. Infatti nessuno di voi sarà obbligato a rispondere a domande di carattere personale. A voi la dottoressa Anna Paola Ricci. Il gentilissimo capitano Cavicchi vi ha già spiegato il motivo della mia presenza qui. Vi dirò ora in che termini intendo procedere. Vi sono stati distribuiti dei questionari ai quali vi prego di rispondere. Dove sta? Voi li compilerete, badando prima di tutto all'assoluta sincerità. Ogni omissione, ogni reticenza può essere estremamente pregiudicata. Questionario, Montini, questionario. I risultati interessano voi quanto me. In base alle vostre risposte e ai consigli del tenente Barbari, che vi conosce individualmente, saranno scelti 20 soggetti ai quali sarà dato un secondo e più completo questionario. In questa seconda fase le domande saranno più complesse e con qualcuno potrei anche ritenere opportuno avere un più approfondito colloquio individuale. Pertanto, questa, il colombo, se la cucca facile. La vostra cortesia e gentilezza. Grazie. Lei è bravissima. State buoni, non vi accalcate, consegnate i questionari di infermeria, vi farò sapere i nomi dei 20 prescelti. State buoni, non spingete. Signor tenente, io ho messo la firma, voglio dire, ho diritto a essere prescelto. Sono Cardarelli. Tenente, scusa, sono io l'altro. È importante l'altezza nelle indagini sociologiche, è vero? È importante. Buoni e non spingete. Non ci dia scelta a lui, lei deve scegliere me tra i 20 prescelti. Nella botte piccola ci sta sempre più. Caro tenente, come sta? Ma è da un pezzo che voglio invitarla a mangiare una pizza. Tenente, mi promette un consiglio? Ma lo sa lei quale rarità è di un ragazzo di colore con la divisa dell'esercito italiano? Ma cosa stai dicendo? Per carità, non si perde le occasioni di indagini a profondità. Ma cosa stai dicendo? Oh! Questo è un angelo. Se Dante l'avesse conosciuto, per Beatrice avrebbe scritto sì e no una terzina. Sta ho messo tutta la mia esperienza in fatto di galanteria. Un colpo a poplene. È bella, 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 bella. Oh ragazzi, nei prossimi giorni lasciatemi libera la cassonina perché io ci ho da fare, Tu hai intenzione di portare a cui la sua cassonina? Arrivava tutta la capo, non devi? Guarda che si sta dando da fare anche il vecchio gallo, lo vedi? Parli al meglio, modestamente, vero? Un bocconcino da rete. Io sono Lorenzo Maria Giampiero Montini, tre quarti di sangue reale, no? Montini, lascia perdere, te l'ho già detto. Tu di donne non capisci niente. Oh, per chi non l'avesse visto è arrivato il cretino, Visto? L'abbiamo visto. Quella lì è una donna di Danè. Con quella ci vogliono i soldi, te capì? E a me i soldi non mancano. Senti, Colombo, ma te l'encefalite letargica ti è venuta prima o dopo l'ultimo sviluppo? Ridi! Vai Colombo! Ridi! Ride bene chi ride l'ultimo! Vai! E canto! Assisterete al drammatico incontro tra il potere della ricchezza e il fascino dell'aristocrazia. Ragazzi, chi viene con me dalla signora Cavicchi?
Ah, no, io non posso, devo andare alla stazione a prendere i cardarelli. Non mi mettete in mezzo opere di bene, così aiuti alle famiglie, terzo mondo, a me non me ne frega una sega. Già è tanto che vi ho dato l'idea di fare queste cose, eh? Allora vengo io. Allora, l'idea della lotteria per la festa del patrono mi sembra molto carina. Quello che non mi convince è il primo premio. Per quello non si deve preoccupare, abbiamo cardarelli che è praticamente una garanzia. Sì, lo so. Ma il ragazzo è in servizio di leva? Sì, grazie. Sentite, facciamo una cosa. Prima di parlarne con il comitato, ne voglio parlare con mio marito, va bene? Meglio di no. Magari a cosa fatta, Ma poi se lui viene a saperlo da altri, mi dispiacerebbe. Se ha solo questo problema, signora Cavicchi, non si preoccupi assolutamente. Ma perché non dovrei preoccuparmi? Mi preoccupo, e come? Perché abbiamo visto che suo marito ultimamente è un po' impegnato con il sociologo. Ah, sì, è vero. È arrivato a casa anche due volte in ritardo per via di questo sociologo. Sì, praticamente il capitano è diventato l'accompagnatore ufficiale della dottoressa Ricci. Dottoressa Ricci? Sì, il sociologo. Bella femmina. Beh, alta 2 metri, insomma. Un corpo da top model. Top model? Veramente fortunato il capitano. Sì, top model, alta 2 metri. Beh, signora Bina, se lei non può aiutarci noi in questo caso... Sedetevi, fermi lì. Allora, la lotteria mi sembra una buona azione. E io dovrei rinunciarci per rispetto a mio marito che se ne frega di me e se la spassa con le sociologhe. Veramente è una sola, anche se vale per due. Sì, comunque non è che noi abbiamo detto che suo marito adesso, diciamo, è solo l'accompagnatore ufficiale. Sì, l'accompagna. L'accompagna molto spesso. Ragazzi, ditemi che cosa devo fare. Non rinuncio a questa lotteria per tutto l'oro del mondo. Oh, io sono venuto perché a casa siamo proprio disperati. Però non so se ci riusciamo. Come non so se ci riusciamo? Dici che sei lo scienziato della famiglia, 4 occhi. Oh, no, chiama a 4 occhi, abbi pazienza. Sì, sì, ma qui non c'avevo né i progetti tecnici, né i materiali giusti. Non c'avevo le attrezzi adatte. Ci manca pure il tempo. Oh, Guido, ma quando costruo uno sta macchina se ti perdi nei dettagli tecnici? Mi hai tenuti tante volte, io se... capito? Un po' più... sicuro. C'è l'officina in disuso nella caserma. Ah, là ci sono tutti gli attrezzi che volete. Per i pezzi ci sono i camion che aspettano di essere demoliti. La chiave, no? Eccola qua. Mi raccomando, voglio facciamo attenzione perché Dell'Anno ha detto che non ci dobbiamo far scoprire. Perché cazzo, riconosco? No. A noi ci mandano a peschiera poi il riformatore. Fatto un conto. Oh! Dannata, Giacomo! Cardarelli, un pecinello te ne fai? Sciappami sì, la sera. Però, se lo vogliamo comprare il panino alla famiglia Cardarelli. Vuole qualcosa da bere? Vuole qualcosa da bere? Ah, sì, come no? Ti preoccupa? Oh. Porta Maurizio! Oh, poveri dottore. Io non ho capito una cosa. Questi sono piccoli, sono pecinelli. Perché ve li siete portati? Non mi dire che vi servono per costruire la macchina. Per costruire no, però per procurare qualche pezzo che manca. Aspetta, lo posso procurare come? Poi ve lo spiego. Dalla dregina. Oh, che è? Che è sto gesto? A casa Cardarelli non si ruba niente. Stai prendendo i pezzi, o sfascio. Quelli che servono, quelli che avanzano e si assemblano. Interessante, veramente interessante. Lei si chiama Scherone di cognome, ma non ha scritto suo nome di battesimo. Signor sì! Ma si rilassi e non si comporti come davanti al suo superiore. Si accomodi. Grazie, dottoressa. E mi dica piuttosto la ragione per cui non ha scritto il suo nome di battesimo. È per via che mia madre, quando si era incinta, era convinta di avere una femminuccia. E mio padre voleva un maschio. E che avevo scelto anche i nomi. Maria per la femminuccia e Roberto per il maschio. Poi sono nato me e mi hanno battezzato Roberto Maria. E perché lo nasconde? Beh, sa, qui in caserma troverebbero il modo di sfottermi. Lei nel questionario ha scritto che da piccolo non ha mai giocato con i soldatini. E con che cosa giocava? Con le bambole. Sempre per via che mia madre voleva una femminuccia e per la medesima ragione che fino a 10 anni ho avuto i capelli lunghi. Poi mio padre si è incassato, mi scusi, si è arrabbiato e mi ha rapato a zero. E a lei
È dispiaciuto? Per essere sincero e dire la verità, sì. Che avevo scelto i bei poccoli. E mi dica, se vuole, naturalmente, come va la sua vita sessuale? Benissimo! Mi sono fidanzato con un capotreno. Bene ragazzi, adesso sono libero anch'io, Non facciamo le solite storie, eh? La dottoressa Ricci non può ricevere tutti, perciò qualcuno venga da me, è chiaro? Ho sentito dire che controllo gli armadietti. No. Sì? È meglio vado a levare le fotoforno. Vai, grazie, sei un amico. Lo so che sono buono. Senti, Virolli, ma te non ti ha mica discusso del sergente Scrone? Mi pare che stia cercando ai comandi. Perché? Che ha fatto? Non lo so, però io fossi te, Andrei, aveva una faccia proprio brutta. Vai, Virolli. Senti, scusa, Mattia, hai avuto una discussione con il tenente del Vio? No, si frega. Ah, ecco. No, perché ho sentito dire ti può trasferire in Sicilia alle truppe cammellate. No, no. No? Sei contento? Ti piace l'animale? Sì. Ah! Ciao. Senti, scusa. Facciamo notte! Se avete qualche problema con le domande, le stesse risposte della dottoressa Ricci ve le posso dare io. Perciò, disciulunse fioin, duma un po'. Nanni! Siamo stati trovati al tenente Barbari? No, mai. E allora vai, no? Dai. Ma no, io voglio vedere la dottoressa. Sì, dai, noi vogliamo vedere un papo. Ma no, io veramente voglio vedere. Che fai? No, ma quale la paura? Avanti. Finalmente qualcuno si è deciso. Tutti i giorni sempre la stessa storia. Ah, ma tu non sei uno dei venti che ha avuto il secondo fascicolo? E allora? Non si mette niente. E cosa vuoi? Veramente devo chiedere una cosa alla dottoressa che sta di là. Vabbè, dilla a me. Ma non sarebbe esattamente la stessa cosa, signor tenente? È la stessa identica cosa. Quello che dovete chiedere alla dottoressa lo chiedete a me, nello stesso identico modo, chiaro? Va bene. Forza. Voglio sapere se lei stasera vuole venire a cena con me e poi ma magari... Ma boia! Siamo... Che siete in fila voi? Sì. Tre fratelli allegri, Sì. Ragazzi, andate al comando, mi dispiace, voi siete tutti e tre consegnati. Fatevi forza, mi hanno dato 10 anni, è la vita! Oh, Colombino, t'ha fatto la vina anche oggi, eh? Uè, Montini, questi ovetti mi sono costati 20 carte l'uno. Non so se rendo. Il Colombo vola alto. Senti, vola alto. Questa sera la roccaforte cade. Ho fatto una scommessa con gli altri e voglio vincere. Uè, scommetta anche me. Ma cosa credi di far colpo con quel Ferrarino arrugginito? Si vede con tutte le intende. Un marchese Montini al di sopra di un borghesuccio. La sua è roba da parvenu. Montini, conta vai. No. Oh, sfrutto che olio nella vacca. Sto portando un messaggio alla dottoressa. Scusa, lo so. Ma è urgente, è urgentissimo. Ma. Capitano Cavicchi per la professoressa. È gravissimo, ragazzi, è gravissimo. Mi scusi, signora, al marchese Lorenzo Maria Giampiero Montini, permette. È grave. Montini, ancora lei. Sempre voglia di scherzare, La sua attività è veramente ammirevole. Ma io lo faccio per lei. Lo faccio perché lei non perda un caso interessante come il mio. Hai questa ragione, lei è un caso interessante. Allora... Che cosa non le è chiaro questa volta? Picciotte. È entrato. Volete vedere che vince la scommessa? Vabbè, ma fino all'ultimo non è detto. Secondo me ci dà una stampata in culo e un calcio. Allora, la domanda, vestire la divisa, stimola la coscienza di te stesso o la annulla nella consapevolezza della latente possibilità di massificazione, significa... Significa che alcune persone, quando indossano la divisa, avvertono di appartenere ad un gruppo. Montini, mi scusi. Montini, ma perché oggi sta sempre con gli occhi chiusi? Ma, scusi, come non ha visto nulla della sorpresa? No. Perché non si mette gli occhiali e si ricomincia tutto da capo? Ok.
In effetti sono molto mio, anche se non sembra. Che cosa dovrei leggere? Guardi, si concentri. I love you. I love you! Meraviglioso, come nel film di Indiana Jones, una specie di processo di identificazione. Benissimo, veramente interessante. Da manuale scolastico di sociologia, soggetto interessante, veramente. Allora stasera si va in quel ristorantino, dico. Montini, per i prossimi 10 anni io sono impegnata tutti i giorni. Guardate e imparate, vi fa vedere io mesi fa a fare una figura di merda. Madonna, che trombata per sempre. E chi sei? Mangia poco. Pinocchio! Sì, bravi, bravi, ridete, ridete. Che ci sarà da ridere poi, eh? Lo sapete solo voi. Hai perso la scommessa, Marchese. 3/4 di sangue reale, 1/4 d'acqua lorda. E ancora non è finita, Gabriellino, non è finita. Guardate Palomello come ci prova. Ecco il questionario. Benissimo, grazie. E da buon milanese... un piccolo presente. Ma non doveva disturbarsi, che pensiero gentile. Ma gli hai regalato un'orchidea, vai da Caffone. Colombino. Oh, che magnifica orchidea. Carina? Sì, sì, una sorpresa deliziosa, Colombo, veramente. Oh, però quello sei interessato, chiami. Balla. Le merde, come le. Un piccolo omaggio che mi auguro sia sufficiente a farle piacere. Il suo Colombo. Io questo l'ammazzo. Ma guarda, è stupenda, da Udine a qui pochissimo, poi ha dei sedili in pelle veramente eccezionali. Sì, eh? Ma cos'è questo schifo? Ma non capisco, guarda. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, mi sa dire l'ora? Sono le 10:30. Grazie. Il mio baratto di Dionisio. Perché c'era un baratto? Non lo so. Va bene, comunque grazie, arrivederci. Franco, hai visto il mio baratto di vernice? Io no. Perché? Niente. Guarito. Prendi questo, è nuovo. Picciotti, Cavicchi non lo deve sapere. Piano. Piano, dai. Come farà senza pezzi questo? Secondo me Cantarelli non ce la fa. Zitti! Zitti. Non parlate, zitti. Vai, dai. Piano. Federica, quante bottiglie di champagne mi fai stappare, per averti? Forse dovresti comprare una macchina più eccitante. Come quella, per esempio. Oh, ma quella è la macchina di quel pirla del Montini. Ti capì il Montini duca il Portidone? In caserma come va? Mi trattano tutti come un fratello. Benissimo, mi rispettano tutti. Mannaggia, proprio adesso il telefono. Pronto? Ah, ciao amore, sei tu? Sì. Sì, sono sull'autostrada, sono un po' in ritardo. Mi si è bucata una ruota. Arriverò presto, sì. Ciao amore, ciao. Mannaggia. Pronto, cara? Sì?
Sono sempre io. Mi sa che questa sera a casa non arrivo. Mi hanno rubato le ruote. Buongiorno, signora Matilda. Buongiorno. Buongiorno. Come procede la vendita dei biglietti della lotteria? Ah, se avessi venduto tante torte, quanti biglietti qui in paese si sarebbero tutti ingrassati. Adesso vado a prendere i soldi. Sì. Scommetto che riesce a vendere anche questi. Sicuramente. Che ci manca ancora dalla lista? Allora, dobbiamo ritirare i soldi ancora dal giornalaio, dal fiorista e dal ceramista. E quindi allora abbiamo un poco di tempo per prenderci un caffè. Ah, buona idea. Due caffè per cortesia. A me con un po' di latte, grazie. Madre santa, il capitano Cavicchi. E quella chi è? Non lo so, non l'ho mai vista, ma è la classica mangiatrice di uomini. La sta portando in albergo. Se lo facesse Rocco, io lo sgozzerei. Buongiorno, la 211. Subito, signora. Ci sono messaggi? No, signora. Grazie. Prego. Cavicchi, credo proprio che lei abbia... La guida, signora, stia attenta alla guida. Dottoressa, dottoressa Ricci, stia attenta alle guide. Grazie, capitano. Prego. Ma Bina, ma cosa fai tu qui in albergo? Io? Cosa ci fai tu? Vedi, cara, io ho accompagnato la dottoressa Ricci, sai, la nostra sociologa. Anzi, permetti, la dottoressa Ricci, mia moglie... Piacere. La signorina Concettina. Disonesto, fatuso e sdabosciato. Non me lo sarei mai aspettato da te. Ma no, guarda tesoro, che io ho abbracciato la dottoressa solo perché stava cadendo e quindi l'ho trattenuta. Che stupida scusa, sei banale oltre che infedele. Eh no, signora, guardi, ha frainteso, veramente. Ma si vergogni lei, mangiatrice di uomini a tradimento. E vergognati anche tu. Garantisco io, la signora l'ha detto la verità. Ah sì? Ah, siete tutti d'accordo, eh? Ma chi credete di prendere in giro? Bina, guarda che non è come pensi. Tesoro, per favore, cerca di capirmi. Non mi toccare, non mi toccare, non ti voglio più vedere. Bina, torna indietro. Bina, fermati! Bina, è un ordine! Capitano. Che c'è? Non me lo sarei mai aspettato da lei questo. Dottoressa, guardi che... Praticamente io sto cercando questo pezzo per finire la cosa che è il... Carter, si chiama? Nord Carter, sotto il Carter. Che c'è? La catena? No, la catena. Via adesso, via la catena, lasciamola. E mi serve questa pompa. Che pompa? Che pompa è pompa? Quella è pompa da benzina, allora, pompa dell'olio? Fermo, con me, ma deve avere un po' di pazienza. Non mi fa perdere tempo qua. Deve avere un po' di pazienza perché se mi mette in pressione non riesco. L'altra, che non hai capito? Sì, allora, mi accordo. Da capo, io sto costruendo un prototipo. Ma perché? Scusi, adesso. Logo tempo io che devo, perde, io devo. Qua sono qua per lavorare. Anch'io. Sto qua per... io devo fare questo prototipo. Però non è quella la questione, è quella un po' più grossa. Uh-huh. È cromata, capito? Dunque, è un... questo... non ci riesco, o sai che faccio? Siccome lei non si spiega e non si fa... A me io non mi serve un cazzo, vabbè? Va bene? Ah, arriva. E sai cosa dico? Che te vai buona del tuo male e non mi rompe le palle. Fai un altro posto a comprare la roba e fa perdere tempo. 19, 20, 21. Basta, non ce la faccio più. Reginaldo. Basta. Alla fine, da finire pure che ti sei stancato tu. Andiamo a vendere i biglietti alla lotteria, cazzo un'America. Quanti te ne sono rimasti a te? Penso 5. Forza, ragazzi. Ma le volete comprarsi 10 biglietti, sì o no? Ti ho detto di no, Mello. Ma già te ne ho presi 20, lasciamo te. Per un'opera buona. Sì, so, dell'ex carcerato del Friuli, non ti piglia le stesse, lasciamo te. Non solo, pure per certe suore. Non me ne frega niente. Ma sono certe suore missionarie. Non me ne frega niente lo stesso. Ma vanno in Africa a convertire eschimesi e pinguini. In Africa?
E sì che quelli là vanno la strada a mare, no? Ma te sei spiritoso, no. Sei! Allora la prossima volta che giocate alle carte, io non mi ci metto più dietro quello là, il vostro avversario che va già a spiare le carte e ve lo devo tirare. Non te fa sentire, niente per me! Ah. Vabbè, li piglia, forza! Andiamo con la gallina! Te faccio vedere! Ah. Ah. Oh, lo sai che non mi fanno più male le reni, ma lo sono guarito, sai? Come fanno male a me! Andiamo via, il materiale! Odei, ma sei proprio sfasulato, oh! Hai visto accattato il biglietto? Ma che biglietto è biglietto? Io c'ho altro a cui pensare, dai! Tanto non ne esce vincitore stasera! Che tu dici? Vinco, vinco! Garantisce Montini! Via! Tutto incredibile! Forza Picciotti! Vai, vai! Erdalo? Oh, Erdalo di... la campana, sì. Ce la fanno, ho fatto partire sto boy, ingegnere. Dipende. Da che dipende? Quanto culo c'avevo? Poco di culo ci abbiamo bisogno. Oh, regà, tranquilli. Questo che è fuori una bomba. Sarà il primo fuori strada da corsa. Fuori strada da corsa, questo è l'importante. Che la gente lo deve capire. È l'unico, è il primo questo qua. Capitano, c'è qualcosa che non va? Beh, potrebbe andare un po' meglio. Ed è ancora molto arrabbiata la sua signora? Beh, sì, un po'. Attualmente mi fa dormire nel corridoio. Però ieri mi ha rivolto la parola. Mi dispiace per la brutta scenata che le ha fatto in albergo. Sua moglie le vuole molto bene. Sì, credo proprio di sì. Ah, ecco il colonnello. Cara dottoressa Ricci, mi è stato riferito che lei ha deciso di abbandonarci. Infatti, ho raccolto sufficienti informazioni per i miei studi e tra l'altro devo dire che ci sono molti soggetti interessanti tra i suoi soldati. Ma quale fiamma devo scegliere? Quella del colonnello, naturalmente. Il capitano Cavicchi ha sempre voglia di essere spiritoso. Dalle risposte al questionario e dal colloquio ho riscontrato reazioni del tutto diverse. E per lei da parte del fante Lorenzo Colombo? Grazie. È senz'altro un'orchidea. Non è la prima che mi regala. Non la sta mica importunando. Colonnello, assolutamente no. I suoi uomini sono tutti gentilissimi con me e molto rispettosi. Beh, non vedo come possa essere il contrario con una donna di classe come lei. E adesso scusatemi, ma la curiosità è femmina. Lei se ne approfitta, dottoressa Ricci. Vediamo. Come dicevo, un'orchidea. Bene. Ah, ma c'è anche un pacchetto, eh. Una sorpresa. Cos'è? È proprio un peccato che io debba partire questa sera. Rimandi la partenza. Tanto più che domani c'è una grande festa in onore di San Romualdo, il patrono del paese. Ci devo pensare. Ma forse è meglio che ci pensi a tavola. Se vuole possiamo accomodarci al ristorante. Certo. Prego. Credo che resterò. Tra l'altro mi hanno obbligata a comprare una quantità tale di biglietti della lotteria. Anche a lei bisogna dire che quei ragazzi si sono dati davvero da fare. Io ne ho comprati 8. Io 80. Un po' esagerato, no? Vorrei vincere il primo premio. Prego. Scusate, ho dimenticato l'accendino, vi raggiungo subito. Vada, capitano, vada. Piccolo omaggio che mi auguro sia sufficiente a farle piacere. È inaudito. Che screanzato. Te la farò vedere io. Qualcuno ha visto Colombo, mi hanno detto che era qui. Sì, signore, là, guardi. Grazie, Montini. Prego. Colombo? Oh, dottoressa La Paola, che piacere. È suo questo? Sì, è un piccolo omaggio della ditta Colombo. Ma non capisco, ma... Bene, Colombo. Allora mi dispiace dirle che lei ha parecchi e gravi problemi. Ma dottoressa... Lei sa perché i popoli primitivi raffiguravano i loro dei protettori con enormi falli? Ma no,
perché gli uomini primitivi, deboli di fronte alle forze naturali, esorcizzavano le loro paure tramite l'esibizione del loro unico punto di forza, il pene, organo della riproduzione, salvaguardia della specie. Ora lei capisce però che tale esibizione stava a significare, e tuttora significa, l'ammissione di una profonda impotenza. Cioè, lei è un impotente, Colombo. Inoltre lei esibisce un fallo piccolo e di metallo, non il suo, come in realtà vorrebbe fare, il che rivela un animo codardo ed infantile. Io le consiglio caldamente di rivolgersi ad un buon analista. Mi dia retta, Colombo. L'impotenza è una grave malattia. Questo lo prendo io come corpo del reato, grazie. Dottoressa, c'è stato un errore. Guarda, Colombo, mi dispiace veramente, c'è proprio un groppo in gola. Scoprirlo a questa età poi è brutto. È un dramma. Uè, Montini, sei un pezzo di merda. Sei stato tu. Io? Ma che scherzo, che metti in dubbio la mia rettitudine morale, un colombino. Anzi, dimmi una cosa, ma te lo sei fatto fare su misura il cazzetto d'oro lì? Brutto porco, questa la paghi. Attenzione, il fante Lorenzo Colombo è desiderato urgentemente nell'ufficio del capitano Cavicchi. Oh, signore, la minga finita chi, porca la... Storia. Certo, mi sa che abbiamo esagerato, eh? Eh sì. Sì, mi dispiace veramente anche a me. Ma che cosa credeva di ottenere con questa volgarità? Ma mi hanno fatto uno scherzo, signore. Basta così. Questa scusa io la inventavo nel primo anno di accademia. Lei, Colombo, è l'unico neo di questa caserma composta da uomini che si contraddistinguono per la loro correttezza e il loro rispetto dei regolamenti. No, non è vero. Basta! Anzi, su, sentiamo, dica, parli, cosa da dire? Eh? C'è qualcuno che usa il padiglione della vecchia officina. Che cos'è? Che gli incrampi? Niente, è un crampo, un crampo. Ma quale crampo? Che cos'è questa storia del padiglione della vecchia officina? Ah, niente, cosa vuole che sia? Ah, niente? Lo sapremo subito, perché vado io al padiglione della vecchia officina a vedere che cosa sta succedendo. No, scusi, lei non si deve disturbare, vado io, non si preoccupi. Ma tenente dell'anno, non si disturbi lei. Le affido questo bamboccio. In quanto a lei, se mi ha raccontato una frottola, io la sbatto per 2 mesi a pelar patate ed altri 2 mesi a pulir gabinetti per l'orribile scherzo che ha fatto alla dottoressa Ricci. Chiaro? Signor sì. Brava Colombo, eh? È passato la patata bollente. Colombo, vai. Vai, vai. Signor tenente, mi ha rovinato un piede. Ma vaffanculo, va, va. Bravi ragazzi, anche in caserma avete fatto un'ottima vendita. Allora, aggiungendo 780.000 più 1.200.000 fanno esattamente 9.680.000. Urrà! Sei contenta, Giacomina? Ce l'abbiamo fatta. Beh, mancano pochi spiccioli, su. Beh, entro domani trovo qualcuno a cui vendere ancora qualche biglietto. Voi quanti ne avete comprati finora? Voi, noi? Voi, voi. Che c'entriamo noi? Noi dovevamo venderli, mica comprarli. Pochi scherzi, anch'io dovevo solo venderli, invece ne ho comprati circa una decina. Avanti, fuori, sganciate, 5.000 lire a testa, su. Va bene, dai, se ne piglia 20 o 30, dai. Sì, sì. 1, 2... Torno subito. Sì, vieni, qua. 5, 20 o 30. 1. Ah, ecco. Senti, Bertolasi, c'hai 5.000 lire. Momentaccio. Per certo. Dio, che disastro. Era il tenente dell'anno. Dice che Pieraldo sta andando alla vecchia officina. Un certo Colombo deve aver fatto una mezza spiata. E ti pareva? Io l'avevo detto, eh? Mannaggia a te, Montini. E adesso si trova i ragazzi? Addio, lotteria! Addio noi. Qui ci mandano tutti a Peschiera. Qui ci vuole un intervento mirato, bisogna risolvere la situazione. Comunque, tanto avete fatto e tanto avete detto che mi avete messo in mezzo. Ma se l'idea è stata tua. Guida, forza, vieni! Che ora so? Da come balbettanino, l'ora di mangià, che è un salampetto. Piano qua, questi sono i pezzi più delicati. Vai, no, ecco, 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 ecco,
Bettanino e la sera. Spera e la sera. Spera me. È uno scherzo, tieni, tieni. Dammi, dai, il tuo panino. Aspetta, prendi il tuo. Allora, vai. Al tuo panino, piano, piano. Che pensi, stato pieno. Panino, bustina e la sera. Grazie. Pizzi, Di accortino. Vabbè. Vuoi la pena o la mela? No, niente, tanto dopo qualcosa. Sesto! Sesto, ci sta c'è pure sta venire a stavarti, vieni qua. Che? 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 Capitano Cavicchi. Madonna. Sì, sono io, tu chi Sesto, sei? Sesto, corre a casa, sua moglie, è una disgrazia! Mia moglie? Ma cosa è successo? È caduta dalle scale, si è fatta molto male! Bina è caduta dalle scale, grazie Dio mio, Bina! Ma che fa? Se ne sta andando? Oh, come ha fatto? Dimmi, dici come ha fatto. Chi c'è? Allora? Oh, Giampiede è venuto a 200 all'ora per arrivare fino al capitano. Sì. Eccolo là, ah, vedi come ha fatto? Male. Ciao. Ciao. Ben Montini, un genio c'è stato. Come sempre, come sempre. E lei? Brava sorellina. Brava. Brava Giacomina. Dai. Per Giacomina, scusate. Pip. Urla! Ma come sta? Oh, ringraziami Dio, niente di grave, sì. Solo una botta in testa e una storta alla caviglia, poverina, ma poteva andare peggio. Sì, ma com'è successo? E stava pulendo il lampadario, a un certo punto la scala si è aperta in due, si è rotto il piolo e lei è caduta e ha battuto contro la finestra. Era aperta, poteva andare di sotto. Mamma mia, ma adesso dov'è? È qui. È qui, dov'è? Vina, 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 amore mio, tesoro mio. Che paura che ho Oddio mio, ma quante volte ti devo dire di stare attenta, eh? Ma non è stata colpa mia, la scala si è aperta in due. Il piolo si è rotto. Piolo? Sì, il piolo si è rotto, la scala si è aperta in due. Ma dove? Ma dove hai battuto? Dove? Contro la finestra, sì. Per fortuna che la finestra era chiusa, altrimenti... Chiusa? Tesoro, guarda che devi essere ancora un po' confusa, perché la finestra era aperta. Sì, la finestra era aperta, il mezzo aperta e il mezzo chiuso, la finestra, il vetro di destra era aperto, il vetro di sinistra era chiuso. Che cosa farai senza di te, la più meravigliosa e bella di tutte le donne del mondo? Ecco. Anche più bella delle sociologhe. Più bella della sociologa. Ragazzi, io non ci posso credere. Quel figlio di puttana ce l'ha fatta un'altra volta. Non è possibile. C'è quarte di sangue reale ha colpito ancora. E adesso scommetto che la porta nella nostra garzoniera. E noi paghiamo l'affitto. Sì, ma c'è chi paga più di noi. Sì, è una casa in campagna, uno studio. Un po' di appezzamenti di terreno, qualche serra. C'è anche una bella collezione di poster. Interessante. Interessante nel senso che le piacerebbe vederla? No. Interessante come si evolvono le cose. Una volta si diceva collezione di stampe cinesi. sì. I tempi cambiano. Ah, e noi cambiamo direzione. Come? Dove vanno? Alla stazione. Alla stazione? Non si doveva trattenere fino a domani. Infatti, ma alla stazione non ci si va soltanto per partire. Mi sembra la Jeep di Scherone. Già, lui è un frequentatore di ambienti ferroviari. E noi? Che siamo venuti a fare alla stazione? Sorpresa. Ah, mi piacciono le sorprese. Ciao Luisa! Ciao Vivi! Meno
meno male che sei venuta in tempo per la festa. Sto comprando un vestito a Verona, vedrai come sarò bella stasera. Ma tu sei sempre bella. E lo fanno così apertamente. Sono fidanzati da 10 anni. Lo sai, amore, che la divisa ti dona veramente, ti rende più sexy. Oh sì, e domani, se vinciamo la lotteria, andremo tutti insieme a festeggiare il tuo giorno di riposo. Sei contenta? Sì. Il suo capotreno. Stasera mia fidanzata, Luisa Polin, capotreno in attesa di promozione. Piacere. Piacere. Vieni anche tu alla festa stasera? Certo, ci vediamo più tardi. A dopo. Ciao. Ciao, ciao. A dopo. Meno male. Mi ha tratto in inganno la faccenda dei boccoli. Anna Paola? Oh, ciao! Ma non c'è un facchino che mi aiuta? Ho pensato a tutto, caro. E c'è lui, l'ho portato apposta. Scusa, ma chi è quello? La sorpresa, mio marito Alberto. Ecco. Se vuol guidare lei, io mi metto dietro con le valigie. Ci mancherebbe altro, ci penso io. Grazie. Allora le mette dietro. Ho scoperto il gioco del regalo. Lo restituisco al legittimo proprietario perché lo dia a qualche ragazza disposta a vedere la sua collezione di poster. Ci mettiamo in tre davanti e ci stringiamo un po'. Vabbè, stavolta è andata male. Beh, a questo punto ho proprio toccato il fondo. Ma si può. Guarda come uno, sano di mente, socialmente impegnato, lavoratore della Milano bene, a un certo punto diventa lo zimbello di un nobile decaduto. Come esco da questa cucina, il Montini lo piego come una sedia a sdraio. Del disimi, porca vacca. Ecco qua, la macchina è finita. No! Che è questo qua? Effetto rivolta! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Come stai, io? Da poco! Permesso, scusate, devo vedere la meraviglia. Amoti, pari imbriaco, anzi, sei imbriaco stai. Io sono perfettamente sobrio e ci tengo a puntare. Ecco, ho bevuto un po' perché quella merdaiola, sì. Ma nemmeno detto c'aveva il marito, non c'è più rispetto, capito? Niente, fatto bene, ha fatto bene. Vatti a sedere, vai. Poco poco. Ma allora che fate? Non dite niente, vi piace, che ne so? E voi laggiù, vi piace? Che ti posso dire? È strano, eh? Fa vomitare! Secondo me questa macchina è buona soltanto a fare il caffè. Vabbè, ci si può accontentare, no? Funziona, Caldarella. Veramente ancora dobbiamo provare, cioè voglio dire, ancora dobbiamo provare a accenderla. Vai qui, tu, fai sentire. Abbiamo il rombo del motore, vai. Però senti, Caldarella, fai sentire. Matematica ed elettronica, in bocca al lupo. Oh, ma che rassegno vero? No, è che è finito, questa è una banca seria, sai? Ammazza quanti zeri! Oh, ma pensa quando vede papà, si mette a piangere! Capirai, non ha mai visto un rassegno così con lei! Ma che sono tutti nostri, guarda qua! Oh, gliel'avevo fatta! Oh! Grazie, amici! Champagne! Champagne! Il nobile marchese ha combinato un bel casino. E adesso? Cardarelli! Cardarelli si è rotto tutto. Vabbè, ma non l'ha fatto apposta, stava ubriaco. Chi rompe paga. Cominciamo con il terzo quello. Via alle stazioni!
7, ripeto, 1, 7, 7, 7, 3, 7. Hai vinto, e questo è il numero. Ma che sei, capoccione proprio? Ma voglio toccare! Luisa! Luisa, come che parla con Luisa? Ma che premio che ci rimetti, ragazzi! Come sto amico, lascia controllare. No, wow, prendo! Oh, scusa, mi ero distratto, amore, mi ero distratto. Ti sei rimasto deluso? No, no, amore, mi aspettavo un altro premio, ma mi sono contento lo stesso, anche perché le bambole mi ricordano la mia fanciullezza, perché a me piacciono tanto le bambole. Beh, anche i bambolotti. Ma, baby, quando? Oh, molto presto, amore. Prestissimo. Proseguiamo con il secondo premio. Numero 1, 2, 4, 5. Vince Don Castelli! Allora, eccole qua! Che se vince? Aspetta, non dire parolacce, ignorante! Grazie! Lei è proprio fortunata! Sei contento? Bravissima. Abbiamo fatto con le nostre mani! La cooperativa? Sì, sì, subito! Cappellano, sei partita tutta! Neanche un uomo! Oh, ma non si vergogna un pochettino. Ma zitta, guarda che me lo sono andato a comprare. Leva queste mani. Quante si fa di una però? Non lo posso usare per dire la messa? Certo, la messa del sabato e sera. Mi chiameranno di un'altra volta. Se mi vede il vescovo mi caccia. Ma me ne andava. Certo. Raccomando. E ora passiamo all'attesissimo e ambitissimo primo premio, il primo prototipo della supercar opera dei fratelli Cardarelli. Cardarelli, che stanno là. Vado, eh? Vai. 1, 2, ah, aspetta. 1, 2, 3, vai! Clemente Montini, questa sì che è generosità. Spontaneo poi, aperto con il cuore. L'aveva regalato il mio nonno. Procediamo all'estrazione. Certo, Rocco, a te piacerebbe vincere la Ferrari, Oh, Bertola, grazie. Ma tu ci pensi a me concettina che la Ferrari? No. Tu dici che per me è meglio l'ape? Sì. 1! Ce l'hanno tutti. 0! 6! 8! Chi ce l'ha? 150 biglietti, ma ne fosse uscito ancora uno. Parli italiano, maresciallo, per cortesia, sì. Ma fosse proprio sfortunato. No, maresciallo, così proprio struzzo, ai confini della realtà, rassegnatevi. Ripeto, 1068, 1068. Capitano, è triste perché non vince alla lotteria? No, perché non basta essere sfortunato al gioco per essere fortunati in amore. 1068. Tuo? 1068. Oh, ferma tutto, ho vinto io! No, non è possibile. Sì, ho vinto io, ho vinto io. Proprio un culo scassato. Ho vinto io. Come? Vinto, vinto. Vedi, la generosità mi è sempre premiata. Visto? Grazie, nonno! Chi è? Amelio Montini. Complimenti, Montini. Amore, hai fatto vincere a Montino. Oh, ammazza che cuore c'è. Botare si vede che ha sentito la voce di padrone. Wow,